questo mio intervento, un titolo un po' provocatorio, che è colore, due punti, spazio, uguale tempo. Questa è una considerazione che, diciamo, può sembrare assurda, ma vedremo pian piano, seguendo varie opere, come in alcuni casi lo spazio e il tempo sono intercambiabili e sono solo, diciamo, modi di vedere la realtà. Allora, cominciamo con questa frase delle opere di Jan Dibbets. Jan Dibbets è quello che è considerato un fotografo concettuale, è un artista che ha cominciato i suoi lavori negli anni 60, inizio degli anni 70, e ha detto questa frase: "A photograph does not reproduce an image, it records variations of light." Quindi, diciamo, non dice niente, diciamo, del contenuto, il fatto di essere la tecnica della fotografia. La fotografia è qualcosa di astratto e di per sé non ci dice che cosa sia, diciamo, non si focalizza sul contenuto. In questa immagine, questa è una mostra che Dibbets ha tenuto un paio d'anni fa in una galleria, credo a New York, in cui vediamo tre fotografie molto grandi di tre colori base, red, green e blu. Sono proprio i colori con cui noi possiamo ricreare la luce bianca, con cui le tecnologie, per esempio, dei LED o dei monitor riproducono tutti i possibili colori. Inizialmente mi sono chiesto: ma che cosa sono esattamente? Cosa c'è? Cos'è il soggetto di questa fotografia? Perché alla fine, insomma, mi interessava. L'ho scoperto perché quest'anno c'è stata una bellissima mostra retrospettiva di tutte le opere, diciamo, più importanti di Jan Dibbets al Castello di Rivoli. È una mostra che c'è stata da aprile fino a luglio. Io ho scritto un articolo, una recensione della mostra per Dars Magazine, che è una rivista di arte contemporanea. Questa era l'immagine che, diciamo, dava un po', rappresentava la mostra nei media, così. Voi vi chiederete: cos'è questa immagine? In effetti rappresenta, cioè in realtà si può dire, è un monocromo rosso. È un'immagine rossa, ma in realtà quello che noi vediamo non è solo il rosso, perché ci sono dei punti in cui, per esempio, è bianca, dei punti in cui è nera, quindi questo rosso contiene tutte le variazioni possibili di luce. E questo è un lavoro che Dibbets ha fatto proprio in questi anni, in questi ultimi anni. Ricordiamoci che Dibbets avrà 75 anni, una cosa, quindi ha cominciato. Però questa foto che voi vedete non l'ha fatta due anni fa, l'ha fatta negli anni 70, l'ha ristudiata. Infatti si chiamano New Color Studies Red. L'ha ristudiata. E cosa ha fatto? L'ha stampata ingigantita, ma non solo, perché ne ha fatte varie versioni della stessa immagine, esposta in giallo, in blu e anche in grigio, in altri colori. Cioè, in realtà lui, passando alla tecnica digitale in questi anni, ha fatto un po' una operazione in cui ha detto: l'oggetto è, non mi interessa l'oggetto, mi interessano solo le variazioni. Quindi, una volta che passa in digitale, la fotografia può essere di qualsiasi colore, non mi interessa più. Cioè, voglio dire, è questo suo, diciamo, lavorare sulla fotografia in questo modo. Lui lavora soprattutto sul concetto di fotografia, nel senso che vuole andare alle basi di quello che è la fotografia, di quello che può fare e di quello che e di come può non rappresentare la realtà, al contrario di un'affermazione in cui noi ci aspettiamo tipicamente che la fotografia sia una foto della realtà. Per Dibbets, ancora una volta, come vedremo, vi farò vedere alcune immagini degli anni 70, la fotografia è un inganno della realtà. Così, in questo caso, questa carrozzeria di un'automobile, noi lo sappiamo perché abbiamo visto le foto che ha fatto tanti anni fa di cos'erano, può essere gialla, rossa, non lo sappiamo in realtà qual era la vera immagine, e quindi, diciamo, la fotografia non è una riproduzione fedele della realtà.
Uno dei suoi primi lavori sono le perspective corrections, cioè lui cosa fa? Mette dei paletti in un prato, di modo tale che nella prospettiva si crea un cerchio, ma naturalmente lui li ha messi in una forma di ellisse da questa posizione, e ha messo la macchina in una posizione in cui sembrasse un cerchio. Quindi in questo caso ancora lui vuole, diciamo, lavorare contro una riproduzione della fotografia che possa rappresentare la realtà. Così è sempre i lavori di questi anni, in Square in Grass, noi vediamo un quadrato perfetto qui, ma lui ci fa vedere anche il progetto. Lui ha progettato dove mettere la macchina, come fare questo trapezio, e per fare in modo che nella fotografia appaia un quadrato, invece c'è un trapezio, quindi lui vuole giocare contro la fotografia, contro, diciamo, la fotografia. Però è anche onesto, perché ci fa vedere che alcune cose in realtà non vengono cambiate dalla prospettiva. Una linea orizzontale o verticale restano tali, non hanno variazioni prospettiche. Bene, andando avanti su altri suoi lavori, lui ha lavorato molto con la linea dell'orizzonte. Vi presento alcuni lavori sulla linea dell'orizzonte, in cui l'orizzonte, per chi fa le foto, sa che lo deve mantenere orizzontale, perché sennò la foto sembra strana, c'è qualcosa che non quadra. Lui comincia nel fare foto, lui è olandese e si trova soprattutto un paesaggio piatto, diciamo, non ha le montagne così, e si trova dall'altra parte il mare. Quindi per lui l'orizzonte è un punto, diciamo, interessante, che trova facilmente. Comincia a spostare l'orizzonte in su e in giù, sia sul mare che sulla terra, fino alla spiaggia, in modo da farlo scomparire, comparire. Quindi fa delle serie fotografiche sull'orizzonte, ma a un certo punto comincia anche a farlo ruotare in modo sistematico, questo orizzonte, da 0 a 135 gradi. Cioè fa tanti altri lavori che vedremo, in modo tale da sconvolgere il concetto di orizzonte, di modo tale che ne abbiamo ben chiare poi alla fine le conseguenze. Questi sono due frame di un video, perché prima abbiamo visto foto e questo qua è un video. Io il video non ce l'ho, sfortunatamente, ho trovato questi due fotogrammi. In questo caso il video, la macchina da presa si muove in su e in giù, destra a sinistra, è veramente un orizzonte più instabile che abbiate mai visto. Questo doveva essere anche il lavoro che ha presentato nel 72 alla Biennale di Venezia. Una volta che lui che ha lavorato con l'orizzonte in modo da averlo, diciamo, eviscerato completamente, ci gioca anche, nel senso che lo trasforma fino a diventare una montagna, in questo caso una montagna olandese che non esistono, come vi ho detto, le montagne olandesi, ma adesso in realtà lui le ha ricreate, ricomponendo questa serie di foto. Come vedete, lui gioca molto sulla serie di foto, nel senso che non fa una foto di solito, ne fa tante per studiare l'argomento, e così fa anche un lavoro sul mare, finché a un certo punto si crea delle cose completamente astratte, quindi mischiando le foto dell'orizzonte crea una cometa che va dalla terra al cielo, creando quest'opera astratta, che tra l'altro è della collezione del Castello di Rivoli, questa qua dove c'è stata la mostra. Abbiamo cominciato con Dibbets, dicendo che la fotografia riproduce variazioni di luce, e infatti un suo lavoro molto interessante che ho ritrovato dopo averne fatto uno, diciamo, analogo, è stato una serie di foto che ha fatto nel 70, in cui lui ha messo a casa sua, in questo caso, la macchina fotografica che puntava fuori dalla finestra, e ha fatto le foto ogni 15 minuti, diciamo, mi sembra, una cosa del genere, a intervalli regolari, comunque da quando è buio fino a quando diventa buio durante il giorno. E cosa abbiamo ottenuto qui? Tutte le variazioni di luce che ci sono state durante il giorno. Quindi il soggetto in questo caso non è la cosa principale,
diciamo il soggetto, quello che noi diremmo come, cioè, la finestra, ma quello che interessa è la luce, il colore della luce, come varia durante il giorno, ma non l'ha fatto in un solo posto questo lavoro, l'ha fatto contemporaneamente anche al Van Abbeen Museum, di, sempre in Olanda, quindi l'ha fatto fare a qualcuno evidentemente, perché non poteva essere lì contemporaneamente, poi l'ha fatto alla Coran Fisher Gallery in Germania, e l'ha fatto anche a New York al Guggenheim Museum. E quindi in questo caso è stato un lavoro, diciamo, di studio della luce in quattro posti diversi del mondo lo stesso giorno, che è The Shortest Day, quindi il giorno più corto dell'anno del 70, 1970. Un lavoro, diciamo, analogo comunque, ma che fa vedere non solo la variazione ma anche il movimento delle ombre, delle luci, sono le ombre sul pavimento della Galleria Sperone a Milano, opera della famiglia Panza, ho scoperto poi andando a vedere. Quindi diciamo, in tutto questo mio intervento, poi vedrete dopo, ci tengo a farvi vedere come la fotografia possa essere qualcosa di che non è solo qualcosa che coglie l'istante, ma per esempio può cogliere l'andamento del tempo e può cogliere cose che sono, diciamo, no, quelle che, insomma, la mostra di Dibbs si chiamava altra fotografia, cioè quindi non è la fotografia tradizionale, ma una fotografia diversa. Questo non è facile da fare, diciamo, da comunicare in generale, perché chi si occupa di fotografia crede che la fotografia sia questo scatto più o meno fotogenico, chi si occupa di arte contemporanea considera queste cose fotografia, quindi non di sua competenza. In realtà un artista come Dibbs è comunque importante ed anche famoso, perché sennò una mostra a Rivoli non gliel'avrebbero fatta fare, ma è un po' un caso raro di artisti come lui, non ce ne sono tanti, anche perché lavora in una terra di confine particolare. Ok, adesso vi farò vedere un lavoro che ho fatto io, di una fotografia della luce, che è molto ancora più astratta di quella di Dibbs, perché invece di usare una macchina fotografica ho utilizzato un luxmetro, questo è il luxmetro, e una telecamera, che è questa che sta sul cavalletto, dove è un computer che ha registrato ogni minuto intensità luminosa e colore della luce. Questo l'ho fatto, invece di farlo nel giorno più corto dell'anno, l'ho fatto il giorno più lungo dell'anno, quindi il 21 giugno del 2009, mi sembra, 2008, non mi ricordo più. Quindi qui sono, in realtà l'ho fatto da casa mia, quindi non è che ho dovuto cambiare stanza a un certo punto per andare a prendere la luce dall'altro lato. Questo di qui che avete visto all'inizio era al mattino presto, quindi mi sono alzato al mattino presto per alzare alla luce. In realtà l'ho fatto per alcuni giorni per vedere che tutto tecnicamente funzionasse, poi ho tenuto buona quella di un giorno particolare. Questo è alla sera, dove vedete che c'è una luce differente. Poi ho costruito una lampada che potesse riprodurre questa luce. Ecco, la cosa che mi interessava in questo lavoro, che io consiglio comunque di fotografia, ovvero di catturare la luce e riprodurla. Questo è quello che fa la fotografia in astratto. Solo che l'ho voluto fare non con una stampa, ma con una luce a sua volta riproiettata. Quindi mi sono costruito una lampada che aveva vari LED con delle lenti concentranti, perché poi dovevo riprodurre la luce in modo tale che avesse la stessa intensità di quella del sole. Adesso poi vi dirò anche che numeri ci sono in ballo qua. Ho costruito una lampada che è comandata da Arduino per quanto riguarda la parte elettronica per il controllo dell'intensità luminosa. Qui poi ho dovuto, diciamo, ho riprodotto questa luce nel mio studio. E quindi in questo caso, per tararla, ho verificato che la lampada potesse riproiettare sul luxmetro l'intensità che avevo registrato, e quindi ho fatto un check proprio completo dell'effetto per quanto riguarda il colore e l'intensità luminosa. Quello che avete visto, quello che vedete qui, è un cubo che è stato ricoperto di solfato di bario, che è una sostanza perfettamente riflettente, che è anche utilizzata per certi tipi di carta fotografica. Quindi in realtà il mio schermo è la superficie del cubo.
poi ho ricreato un software in cui uno potesse per ogni minuto andare a riprodurre la luce di quell'istante. Per esempio ora è quella delle 20:46 e c'erano 931 lux, per esempio. E poi c'è anche il colore che poi viene riprodotto, diciamo, in accordo con quanto veniva registrato. La cosa particolare è che la luce veramente, cioè il nostro occhio si adatta molto alle varie condizioni di luce che ci sono e riesce a vedere da meno di un lux, anche molto meno. Il mio luxmetro non ci riusciva a vedere molto meno di un lux, no, diciamo che il lux era al limite, e riuscivo a registrare, a riprodurre fino a 100.000 lux, che è una luce normale per il 21 giugno a mezzogiorno. In realtà quel giorno si è raggiunto forse 80.000 lux, perché forse era anche un po' nuvoloso. Però la cosa interessante di questo lavoro è che uno istantaneamente può passare dalla luce molto bassa di un lux a quella di istantaneamente, quella molto potente di 100.000 lux, cosa che non avviene in nell'esperienza quotidiana. Però uno si mette a confronto direttamente, quindi c'era il computer, uno poteva scegliere la luce che, di un certo istante, oppure poteva vedere il giorno in 6 minuti, quindi la giornata passava velocemente. A questo punto uno poteva, come quello che viene fatto come un timelapse nei video, qui è un timelapse di luce, e quindi aveva le varianti del 2009. L'opera si chiama The Longest Day Replay. The Longest Day deriva proprio da The Shortest Day di Dibbets, il mio era il giorno più lungo. In più c'è il replay, perché uno poteva rivedere questo giorno del 21 giugno. Questa foto sembra completamente nera, in realtà è la luce bassissima che si poteva ricreare. È difficile rifotografare la luce perché le macchine fotografiche hanno, uno le deve esporre o per poca luce, tanta luce, è difficile avere tutta questa gamma dinamica. Questo problema poi lo rivedremo dopo. Man mano si vedevano altre intensità. Poi adesso vi faccio notare che questa è una luce del mattino presto ed è blu, poi vedremo un attimino perché. Poi man mano la luce sale durante il giorno e cambia anche colore, per esempio si aggiunge dell'arancione per esempio al tramonto, così, fino a che luce potentissima, non so di che giorno sia, questo è uno spettatore, anzi un spettatore attivo. Infatti il festival a cui ho partecipato a quest'opera si chiamava Interacto Ergo Sum, era il sottotitolo del festival, che si chiamava Feedback Festival, quindi erano tutte opere d'arte interattive. In realtà l'interazione è avvenuta anche in modo alternativo, perché la curatrice con questa superluce si è messa sotto, quasi sotto le luci di un riflettore, per diciamo essere ripresa. Quindi questa luce artificiale in realtà dava l'idea che ci fosse questa luce, insomma, è interessante come certi insetti vanno verso la luce. Vi ho fatto notare prima come la luce del mattino presto fosse molto blu. Questo perché io, nel registrare l'intensità luminosa, in realtà, come avete visto prima, ho utilizzato un cubo orizzontale, una superficie orizzontale. Quindi questa è la luce, è la componente della luce che viene dall'alto. In realtà la componente della luce naturale durante il giorno non è solo una. Perché se noi vediamo la luce in alto, vediamo la luce che viene dal cielo, se guardiamo il sole per esempio all'alba, al tramonto, ha un colore differente. Per esempio in questo caso al tramonto vediamo che la luce, non quella perpendicolare ma quella diagonale, è arancione. Quindi abbiamo, come abbiamo visto in alcuni casi, due componenti, per esempio una blu, una arancione. E vediamo chi se n'è accorto di questo effetto. Se n'è accorto Monet, che ha fatto numerosi quadri sui covoni, diciamo in aperta campagna, in cui proprio ha colorato di arancione la luce che veniva dal sole sul covone, ma ha lasciato blu quella luce che veniva dal cielo. Quindi si vedono le due componenti di luce colorata. Monet è un caso particolare perché non si limitava a fare un solo quadro, lo stesso soggetto in alcuni casi, ma ne faceva una serie anche di 30, 40, 50. Per esempio dei covoni ne ha fatti una quarantina, come vedete, con luci diverse. Questo è quello di prima, questo con un'altra luce, questo ancora con un'altra luce al tramonto ancora più spinto. Ci sono anche quelli sotto la neve.
Quindi per lui, diciamo, lui stesso afferma che il soggetto, diceva, riveste per me un'importanza secondaria. Quindi in realtà io dico che quello che Monet aveva fotografato da un punto di vista era la luce, il colore della luce. Molto famose sono i suoi dipinti della cattedrale di Rouen, dove abbiamo veramente la luce in vari colori. Questo fino anche questo, per esempio, come avete visto, il suo lavoro qui non è tanto la cattedrale, ma la luce sulla cattedrale. Per questo che in questo, diciamo, corso di light art mi sembrava interessante utilizzare la fotografia, ma anche in questo caso la pittura, come un mezzo per studiare la luce, come varia la luce durante il giorno, durante le stagioni, nel tempo. Se noi ritorniamo a questa foto di Dibbets, la cosa importante, la cosa che è che si fa in questo tipo di lavoro è qualche cosa che varia nel tempo, in realtà me lo ritrovo su una superficie, ovvero nello spazio. Cioè quello che io ho, utilizzo la superficie incollando varie fotografie per rappresentare un cambiamento nel tempo, me lo ritrovo qui sequenziale. È un'operazione che anche altri artisti hanno fatto, diciamo, utilizzare la dimensione del tempo riprodotta nello spazio, per esempio i primi Muybridge, in cui ha utilizzato la fotografia per vedere il movimento umano, oppure Etienne Jules-Marais, anche questo per il movimento umano. Quindi in questo caso lo spazio e il tempo sono mischiati, ma anche abbiamo degli altri lavori dell'inizio del secolo scorso con Balla, in cui le numerose zampette del cane e i piedi della signora si vedono contemporaneamente nella stessa immagine. Così anche Balla, quindi per tornare allo stesso periodo, e abbiamo, e questo quadro è a Milano, al Museo del Novecento. Così anche Duchamp non poteva mancare, quindi questo lavoro, questi lavori, in realtà quando noi parliamo di cubismo siamo abituati a pensare alle varie proiezioni spaziali su un unico piano. In realtà in questo caso è il tempo che varia nello stesso spazio, quindi è una cosa interessante. Quindi il fatto di cubismo non è solo riferito allo spazio, ma anche al tempo. Anch'io ho fatto un certo tipo di lavoro su vari soggetti nel 2010, ho fotografato vari soggetti, per esempio in questo caso ho fotografato il mare mantenendo la macchina fotografica fissa in certi momenti particolari, ho fotografato il mare in certi istanti e poi ho composto le immagini prendendo un piccolo segmento di spazio, sempre nello stesso spazio ma in tempi diversi, e mettendoli in sequenza da sinistra a destra, di modo tale che questi sono 100 minuti, un numero di fotografie, non mi ricordo più quante, però un centinaio di fotografie o 150 mi sembra fotografie, in cui lo stesso spazio cambia nel tempo. Naturalmente ho scelto un momento particolare in cui il sole si rifletteva sul mare, in modo tale da creare questo particolare effetto in cui prima non c'era nessun riflesso, poi c'era, e poi alla fine cambia anche il colore della luce. Come vedete, il proiettore non rende benissimo, ma è più calda la luce perché è la luce del tramonto. Questo tipo di lavoro l'ho fatto in una serie di soggetti, per esempio questo è l'orizzonte sul mare. Ecco, in questo caso abbiamo l'effetto che l'orizzonte sia veramente un orizzonte spaziale, in realtà è un orizzonte temporale, perché in questo caso le foto sono ancora molto più piccole di quelle di prima, non si vede quasi la discontinuità, però se noi notiamo a sinistra c'è un buio, c'è una luce più violetta, a sinistra poi diventa un po' arancione, poi diciamo luce abbastanza costante durante il giorno, poi ritorna questa luce ambrata della sera finché poi crolla di colpo e abbiamo una luce più violetta, poi il buio. Quindi anche in questo caso lo spazio, il tempo ha preso un po'
il posto dello spazio. In questo caso è il cielo, in cui quelle cose bianche che vedete sono delle nuvole, qui vengono prese in una piccola parte, sono circa un migliaio di fotografie queste qui. Il sole, come vedete, in realtà ha la forma di un sole, nel senso che si è un po' ricostruito, perché passando di fronte alla macchina fotografica, venendo scansionato periodicamente, poi viene comunque ricostruito con la dimensione stessa del sole. Quindi in realtà sembra una dimensione spaziale, ma è temporale. In questo caso è un sole, insomma, diciamo, il sole che filtra sotto le foglie di un pergolato, quello che ho fotografato è un tavolo di ardesia. È interessante in questo caso vedere come la luce, il tavolo è grigio, diciamo, lo vediamo grigio, ma la macchina fotografica, che ha il bilanciamento del bianco fisso, in realtà lo vede verde, perché in realtà quella luce filtrata dalle foglie è verde. Ecco un'altra foto che poi io gioco anche su come le compongo le foto. Ecco, per comporle ho scritto un software che prende le foto in automatico. Non mi metto con Photoshop per ritagliare ogni foto, ci metterei un mese, ma ho scritto un software che in pochi secondi prende le foto dalla cartella, le fa fettine, le incolla in un'unica foto e poi la salva. In questo caso sono le foto delle luci che filtrano dalle tapparelle, battono contro il muro del mio studio. La cosa interessante è che all'inizio il colore della luce proprio nel momento del tramonto è più bianca, diventa sempre più gialla e poi cambia anche di posizione. In realtà un po' assomiglia a quello di Dibbets quando lui ha fatto vedere come si muovono le luci sul pavimento della galleria prima, in questo caso sono sul muro, però qui si muove anche cambia anche il colore, e io ho scelto, diciamo, la dimensione dei segmenti in modo tale che si creasse questo muare un po' particolare, di modo tale che non fosse semplicemente una foto documentario, ma una foto che avesse un po' una sua diciamo estetica particolare. Un ultimo lavoro di questa serie è Un'ora di muro. Questo è un muro che stava tra due case, che prendeva la luce per un'ora al giorno. Voi adesso so che vi chiederete come era fatto il muro, ma io ve lo faccio vedere, perché cos'è soprattutto quella cosa verde che cambia colore? È semplicemente un pezzo di una pianta. Io naturalmente posso scegliere il punto in cui prendere questo mini segmento dell'immagine. Quindi per esempio se prendo... Purtroppo qui non si vede il mouse nella foto. Magari riesco a prendere il puntatore, vediamo. No, fa niente. Comunque, se io prendo un piccolo segmentino vicino alla pianta, allora questa poi si ricrea. Se io avessi preso un segmentino più a sinistra, qui sul muro, non avrei avuto questo effetto della pianta verde che cambiava, che veniva illuminata diversamente durante il tempo. Ok, bene. Dopo aver fatto questi lavori fotografici, in cui prendevo un piccolo segmentino dell'immagine, sono andato oltre e ora vi faccio vedere un filmato. Vediamo se riusciamo a farlo partire. Sì, sta andando in realtà il filmato. Non so se riesco a controllare la velocità. Non si vede benissimo. Questa è un'alba, è un filmato che ho fatto con un po' si vede che cambia. L'ho fatto con la telecamera, utilizzandola un po' come macchina fotografica, facendo scattare un fotogramma al secondo. Questo mi consente di avere tantissimi fotogrammi poi, da cui posso preestrarre una sola linea di pixel verticale, di modo tale che la mia foto non è più fatta a segmentini, ma è fatta veramente a linee verticali. Beh, ora questo ce lo vediamo perché non riesco ad andare avanti, ma tanto parlo. Io per esempio prendo una linea di pixel, per esempio dopo questa torre. Questa è la torre di Mediaset che rivedremo dopo in un altro lavoro, che si vede da casa mia con uno zoom opportuno. Diciamo, se io prendo una linea di pixel verticale, per esempio in questo punto, e le accosto, non c'è la torre. Se io le prendessi qui, ci sarebbe sempre questo appesatore che, siccome non cambia molto, me la ritroverei. Ora vediamo il sole che sorge, tra un po' dovrebbe arrivare. Aspettiamo un attimo. Come dicevo, queste sono fatte
con una macchina fotografica usata come macchina con la funzionalità video, in cui c'è un software particolare che ho messo per far, che si chiama Magic Lantern, in modo tale che mi possa fare un fotogramma al secondo, perché sennò sarebbero 25 fotogrammi al secondo. Ecco, notate che ogni tanto c'è una variazione della esposizione della macchina fotografica. Vedete che la macchina è messa in automatico, in modo tale che comunque possa tenere il soggetto bilanciato come luce. Questo fa un effetto che poi vedremo nell'immagine finale. Se io non mettessi la macchina in automatico come esposizione, in realtà sarebbe troppo buio all'inizio e dopo poco diventerebbe completamente bianca. Un effetto che qualcuno ha usato in modo creativo, poi vi farò vedere. Come vedete, ci sono tutti questi colori che variano. Questo, alla fine, quello che vedete è un timelapse, perché invece di essere una foto ogni 25 frame al secondo, va 25 volte più veloce, perché è una foto al secondo. Ma adesso arriverà sto sole, vedrete che arriva. Dura circa un'ora e mezza il tempo totale, qui è diviso per 25. Poi la cosa interessante è vedere che cosa si ottiene dalla foto che ho fatto nel tempo. Vediamo, aspetto solo che sorga il sole perché è un momento particolare. E queste sono nuvole, insomma, che eccolo qua che arriva. Ecco, la cosa che vedremo poi è che, come vi ho detto prima, nel sole, quello che ho fatto nel cielo durante tutto il giorno, in quel caso, anche in questo caso, il sole, passando di fronte a questa linea virtuale, si ricrea come sole, nel senso che la sua immagine, la sua dimensione di sole spaziale si ricrea anche nel tempo per come è stato fotografato. Bene, per cui si va avanti e possiamo andare a vedere il risultato finale, che è questo qua. Quindi questa è la foto in un'ora e mezza, due, ora non mi ricordo esattamente, di un taglio nel tempo. Quindi qui abbiamo questa luce che varia nel tempo in questa micro porzione di spazio. Come vedete ci sono queste specie di bande verticali che sono i momenti in cui la macchina fotografica ha aggiustato l'esposizione. Quindi diventano di colpo scure, poi man mano si schiariscono, poi l'algoritmo richiude o il diaframma o cambia il tempo, di modo tale che si ricrei un'esposizione corretta in cui si vedono bene i colori, non saturi sul bianco o sullo scuro. Che dire, andando avanti abbiamo altre immagini. Ho fatto per 6 giorni di fila questo lavoro. Questo è un altro giorno, questo un ultimo giorno, ma poi è successo questo, che è una cosa ancora forse più interessante. Era nuvoloso, il sole è sorto comunque, noi non lo vediamo, ma vediamo queste variazioni di colore sul violetto e comunque l'esposizione automatica della macchina che c'è stata. All'inizio vedete c'è molta grana per via dell'ISO, che anche l'ISO cambia, quindi molto più alto. Quindi questa è comunque un'alba, ma quando è nuvoloso. E il secondo giorno è stato, il sesto giorno è stato ancora così, però sono diversi, come erano diversi quelli col sole che si vedeva, anche questi due sono diversi. E si vedono queste piccole bandine, che io comunque lascio, cioè potrei elaborarle via software per Toggle, ma poi si perde, secondo me, questo particolare effetto. Ok, adesso ve ne faccio vedere un'altra particolare in cui un po' si capisce meglio la tecnica, perché vi faccio vedere dallo stesso fotogramma, anzi questo qui è un video, anche questo è un video che sta girando in teoria, forse, vediamo, o devo schiacciare per farlo partire. È partita, sì, perché da me non si vede. Questo qui è più o meno una cosa analoga, in cui vi faccio vedere quelle tre foto più o meno dove sono state prese. Cioè, quindi quelle foto nel tempo sono state prese, la prima a 10 pixel, questa a 600 pixel e l'ultima a 1000 pixel. Questo è
quanto è 1080, 1920 per 1080 il fotogramma. Quindi sono foto nello stesso tempo ma in spazi differenti. Quindi si ricreano queste cose. E secondo me la cosa più particolare che si vede da queste foto è che in realtà mentre a sinistra il video è una foto come noi siamo abituati a vedere, una foto nello che già spazio sui due assi, l'altra lo spazio in verticale e il tempo in orizzontale, però sono sempre delle nuvole, cioè nel senso nessuno, mentre quelle di prima risultavano foto più astratte in molti casi, per esempio del muro così, in questo caso la foto delle nuvole, se uno la fa nel tempo, nello spazio, sembrano sempre foto di nuvole. Questo è un po' quello che ha fatto scattare la scintilla spazio uguale tempo. Cioè ci sono dei fenomeni per cui una fotografia nel tempo, nello spazio, non cambia il tipo di soggetto che si vede. Bene, non era tanto importante vedere il video, ma vedere come le cose sono analoghe, ma insomma, così. Ora vi devo parlare di un artista che ha fotografato l'alba senza cambiare il tempo della macchina fotografica, lasciandolo sempre fisso, Bill Viola, che ha fatto questo video di un'ora, che ho visto a Villa Panza lo scorso anno, dove c'è stata una bellissima mostra, The Darker Side of Dawn, in cui lui ha lasciato la macchina presa fissa all'alba. Cosa succede? Questa foto è una foto che ho trovato, diciamo, su internet così, ma poi io mi sono fatto qualche foto col cellulare durante la proiezione, sono rimasto lì, non so se sono rimasto lì veramente un'ora, sì, penso di sì, e cosa succede? Che veramente poi lo schermo diventava completamente bianco, fino a che proprio veniva proprio saturata la macchina fotografica. Per questo che io ho preferito non fare questo lavoro, questo l'ha fatto Viola, è stato molto interessante. Infatti Il lato oscuro dell'alba è molto suggestivo come titolo, perché c'è così tanta luce a un certo punto che non si vede più niente, come se ci fosse il buio. E quindi questo era per farvi vedere cosa succederebbe se io lasciassi le impostazioni fisse della macchina. Insomma, alla fine fotograferei del bianco e non più quelle variazioni delle nuvole che avete visto, per esempio. Beh, un'altra alba interessante che vale la pena di notare è quella di Monet, perché questo quadro è importante per la storia dell'arte, soprattutto perché è quello che ha dato il nome alla corrente degli impressionisti, Impression Soleil Levant. E questa alba, comunque, come abbiamo visto, quelle che ho fatto io, quelle di Viola, non è importante perché tornerà alla fine su un lavoro che ho fatto, e beh, l'abbiamo già visto prima, perché lui è uno che fotografava la luce. Questa fotografia della luce tornerà alla fine in il mio ultimo lavoro che sto realizzando ora, che insomma vi farò vedere come questa luce di Monet possa tornare in vita oggi. Ho brevemente un altro lavoro da farvi vedere, sempre col concetto di spazio e tempo, questa volta fatto su degli oggetti che si muovono molto velocemente, che sono dei fiori che si muovono nel vento. In questo caso il filmato va a 25 fotogrammi al secondo, una cosa normale. Se noi andiamo a prendere un segmento di, non so, un minuto e mezzo così, e otteniamo questo tipo di effetto, in cui si creano queste foto astratte, sempre foto nel tempo, in cui però in alcuni casi, se la velocità della ripresa è uguale al movimento del fiore, si ricrea in parte l'immagine del fiore, come abbiamo visto. Di queste ve ne faccio vedere qualcuno di questi lavori. Queste sono varie foto che vanno fino, c'è il mare sull'orizzonte, fino a un campo d'erba all'inizio. Poi abbiamo invece delle altre erbe. Questo è un lavoro tutto sul movimento delle piante. Quindi come le piante si muovono nel tempo. C'è quest'altro lavoro delle piante un po' più sottili, mi sembra che sia forse della lavanda. E qui invece abbiamo dei rametti di ulivo nel cielo saturato. Bene, adesso, siccome vi ho già provato abbastanza sul concetto di fotografia,
su cosa è una fotografia della luce, vi volevo stimolare con questo tipo di soggetto. Come avete visto, faccio il lavoro in cui fotografo la luce, qui potreste anche arrivarci a dire che cosa ho fotografato con questa immagine. Sono lavori che non ho ancora pubblicato, perché è un lavoro che qualche anno che sto facendo, ma non ho mai avuto il tempo di finirlo, quindi li faccio vedere solo a voi, non li trovate nemmeno sul mio sito. Riuscite a dire che cosa ho fotografato? Questo nel 2010, quindi quando fotografavo veramente con la macchina e facevo una foto al minuto, per esempio. Qualcuno riesce a indovinarlo? Non lo sapete, vabbè, ve lo dico io. Alice nel Paese delle Meraviglie, il film. Ma non il film, non ho fotografato il film, ho fotografato il muro opposto. Cioè, quindi voi avete il film, per esempio, che si proietta di qui, io ho fotografato quel muro di là. Questo fa sì che, in realtà, noi quando vediamo un film ci focalizziamo sull'immagine. In questo caso io mi sono focalizzato sulla luce che viene diffusa dalla parte opposta della stanza. Quindi noi in realtà, quando vediamo un film, se guardiamo dall'altro lato, vediamo una cosa del genere. Vediamo che ci sono queste variazioni cromatiche che variano. Quindi questo è un cartone, quindi ne ha molti di più anche di altri film. Poi ho preso anche un film bianco e nero, tempi moderni. In questo caso sono tutte variazioni sui grigi, perché essendo un film in bianco e nero. Poi ho fatto C'era una volta al West. Questo è un film, come vedete, che si è un posto un po' aridi, e tutto su questi colorini qua. Finché quello che dà, diciamo, la locandina che avete visto, la locandina di questa del corso di oggi, è 2001, Odissea nello spazio. In questo caso ripreso con la tecnica di un fotogramma al secondo, quindi con la macchina da presa. E niente, quindi qui, beh, Kubrick è molto... Io ho fatto vari lavori su vari artisti così, Kubrick è uno molto particolare, che usa molto il colore, c'è molta variazione, quindi era anche significativo fare vedere questo. Quindi io chiamo comunque questa fotografia, e comunque, e come avete visto, non mi interessa il soggetto, ma la luce, e vengono queste cose. Poi in realtà, prima di fare le foto, prima di mettermi lì 2 ore a fotografare il muro, faccio prima una simulazione al computer, e di alcuni film faccio una elaborazione in cui elaboro i fotogrammi, tiro fuori il colore medio, e l'ho fatto per alcuni film, per esempio questo è Blade Runner. Come vedete, i film hanno una loro caratteristica cromatica, nel senso che i film potrebbero essere riconoscibili, nel senso... Ah, questo è Blade Runner, questo è Fantasia di Walt Disney, e un film particolare è Traffic, perché alterna questi due colori, questi marroni con i verdi e i blu. Questo l'ho anche stampato lungo 2 metri per i miei vicini di casa, che a loro piaceva molto. L'ultima cosa che vi faccio vedere di questa serie è questo, ma adesso dovrete dirmi voi che cos'è questo. Dai, un po' di fantasia, vediamo se l'avete, se riuscite a capire che cosa ho fotografato in questo caso. Vabbè, dai, vabbè, è tardi, lo so che siete tardissimo, però ve lo dico io. È Italia-Germania 3-1, e c'è anche l'intervallo tra primo e secondo tempo che poteva dare un suggerimento, c'erano le maglie degli azzurri, il prato verde e anche qualche maglia bianca dei tedeschi. Non eravate nati, però comunque una partita che io mi ricordo che ho visto. E niente, quindi insomma, non si vedono i giocatori, si vede l'eco dei giocatori, delle loro maglie, del campo, si vede proprio il riassunto della partita in quanto colore. Siccome vi sto mettendo alla prova sul definire la fotografia, ho trovato, vi faccio vedere anche alcuni lavori di Marco Cadioli, che è un artista di Milano, comunque sì, di Milano, che forse insegna a Brescia, mi sembra così. Dove sono andato a vedere una sua mostra, anche di questo ho scritto un articolo. Questa è una mostra, è una fotografia della serie Necessary Lines. Così, un titolo un po' particolare che deriva dai lavori di Frank Stella, ma io adesso vi faccio vedere altri lavori della stessa serie, che sono questi qua, e
sono delle cose astratte, astratte, ma lui cosa, cos'è che ha fotografato lui? Vediamo se riuscite a dirmelo voi cosa ha fotografato. In questo caso la luce c'entra meno, è solo per mettervi alla prova sul concetto di cosa vuol dire fotografare. Vabbè, ve lo dico io perché sennò stiamo qui a domani. Lui ha preso Google Earth e è andato a cercare dei punti significativi di mappe riprese in modo, diciamo, esaustivo dal satellite e ha deciso, io scatto questa foto. Quindi lui fa un lavoro tipico del fotografo tradizionale che va in un punto e scatta, però invece di fotografare la realtà del luminosa, normale, ha fotografato una cosa che è già una foto. Quindi è un altro modo di dire fotografo, lui dice fotografo il web, perché questo è sono foto del web. E cosa succede anche in questo? Quindi il suo lavoro un po' più tradizionale, tra virgolette, è un po' particolare perché insomma fino a qualche anno fa non si poteva fotografare il web come sta facendo lui, però il suo lavoro è un po' tradizionale, però dal punto di vista che mi metto lì e scatto, in realtà il suo è un lavoro che ha anche il senso di dire in questo istante la situazione di Google era questo, come se io vado fuori adesso, c'è l'autunno, ci sono queste foglie, lui dice i campi, qui sono dei campi, sono delle coltivazioni, ecco lui si focalizza su cose che sono delle coltivazioni, dei campi, questo qui è un campo arato, queste sono delle coltivazioni e questo è un campo che viene irrigato con questa tecnica di irrigazione centrale, insomma. Facendo questa foto in un certo giorno, in un certo istante, comunque lui ha fotografato come la situazione in questo momento, perché magari tra 10 anni, non so, Google è ripassato, è cambiato completamente, quindi comunque la sua foto ha un valore storico, come quando uno fa, come pensa, si parlava prima dei filmati della guerra, questa è una foto che è anche storica, perché in questo momento c'è stata questa situazione in Google. Un lavoro analogo che ho cominciato 4 anni fa, io, si chiama Empire. Analogo ma anche diverso, un po' misto così. Con Empire, anche qui siamo più al di fuori della luce, ma sempre sul discorso di che cos'è la fotografia. Io ho creato un software che ogni 15 minuti va a fare una foto del mondo reale. Quindi in questo caso c'è la torre di Mediaset, come avete visto prima, che si vede da casa mia. Anzi, questa è una foto che ho fatto prima di venire qua alle 12:30, prima di uscire di casa ho fatto lo screenshot, perché è un sito, questo è tutto pubblicato online, un sito che si chiama theitalianempire.com. questo è un po' un lavoro che è nato 4 anni fa, quando c'era Berlusconi al governo, in cui io fotografo i media del gruppo Berlusconi che cambiano ogni 15 minuti. Quindi quello che vedete in alto, un po' a triangolo, sono le 3 televisioni, Italia 1, Italia 5 e Rete 4, quindi faccio uno screenshot con un software, poi fotografo il web, in basso la pagina web di TGcom, c'è la torre del mondo reale da cui ipoteticamente tutti questi media vengono trasmessi, e c'è il giornale che viene preso dal web con uno script, e poi riviste, libri, e insomma sì, risettimanali, mensili, vengono presi random con l'aiuto di Cecilia, che è la vostra cultrice della materia, che mi aiuta settimanalmente a raccogliere queste immagini, si mettono in un folder e poi il software random li va a prendere, di modo tale che si compili ogni quarto d'ora un'immagine differente, in realtà però è specchio di quello che succede in questo impero dei media. Questa è una, diciamo, l'immagine che poi viene, che vedete sullo schermo, quindi ha questi media diversi, media reali perché c'è una fotografia del mondo reale, media virtuali come le televisioni e altri media. Qui potete vedere cosa succede in vari momenti, per esempio quando è buio, chiaramente tutto fuori è buio, ma la televisione trasmette delle cose. Questo era ancora nel 2010, quindi c'era anche Berlusconi nel sito del TGcom, e come vedete se piove la torre si vede male, se c'è la nebbia non si vede per niente, se c'è il sole un po' contro anche lì si vede in modo un po' diverso. Questo lavoro va avanti da 4 anni e mezzo ormai,
ogni quarto d'ora viene scattata un'immagine di questo. Quindi questa è una fotografia un po' speciale. Cosa si può fare? Una cosa un po' alla Dibbets, come avete visto prima, queste mettere insieme ogni quarto d'ora le immagini, si vede quello che succede in un giorno, come varia la luce durante il giorno. In alcuni casi è veramente particolare, si vedono le variazioni di luce dietro la torre, ma si vede anche questa dimensione dei media, che è una dimensione di un altro spazio che noi abbiamo oggi. Cioè il web è un altro spazio in cui viviamo. Quando siamo su Facebook siamo in un altro spazio che non è lo spazio reale, ma uno spazio virtuale, ma comunque per la nostra mente comunque uno spazio su cui ci muoviamo e interagiamo in modo analogo al mondo reale. Un altro artista che ha realizzato foto spazio-temporali ricreando uno spazio omogeneo ma in tempi diversi è Massimo Aken, che qui abbiamo in prima fila, che avete già sentito nella prima lezione. Lui abita proprio sotto la Torre Velasca e da casa sua può fare queste foto quando c'è bel tempo, cattivo tempo, fulmini, arcobaleni, e poi ha fatto questa bellissima composizione in cui la Torre Velasca mantiene la sua identità ma ripresa in vari momenti. Un altro lavoro di una fotografia che non è tradizionale, comunque interessante. Come vedete ci sono quelle, anche qui le foto un po' come la cattedrale di Monet, dei momenti in cui è più blu, è più arancione. Questo è proprio veramente uno specchio della cattedrale di Monet in un pezzo unico. Oggi Monet avrebbe avuto più fatica, forse non ci arrivava nemmeno, nel senso era già tanto di fare la cattedrale a pezzettini, forse era ancora un po' presto, non c'è stato il cubismo e cose così, però noi oggi, come vedete, ce l'abbiamo fatta.